È stata la settimana proprio dei tagli, dei vaccini, delle consegne da parte delle grandi case farmaceutiche. In questo momento siamo nelle mani, diciamo così, di Pfizer e di AstraZeneca. Allora ricordiamoci che intanto stiamo parlando di un mercato. Allora chi può paga di più, quindi ad esempio Israele pagherebbe il vaccino Pfizer circa il doppio rispetto all'Europa, Brasile e Sudafrica circa 2,5 volte in più, sì, rispetto all'Europa. Ecco, in questo mercato poi le compagnie cosa fanno? Annunciano anche dei tagli. Tagli di consegne, tagli importanti, quindi l'abbiamo visti, ad esempio la Pfizer 29 e poi il 20% in meno, AstraZeneca, adesso che non ha ancora avuto l'ok dell'EMA, annuncia già meno 60% nel primo trimestre. Cosa abbiamo capito di queste clausole, dei contratti? Ad esempio di Pfizer ci sono due cose molto importanti, il numero di dosi e non di fiale di cui si parla, quindi ad esempio non si citano mai fiale ma si parla di dosi in questo contratto, quindi nel momento in cui l'EMA dice si può estrarre la sesta dose da una fiala, a quel punto Pfizer dice allora noi vi mandiamo lo stesso numero di dosi ma con meno fiale, e quindi questo è il primo punto. E poi ci sono le penali che non sarebbero affatto automatiche, sarebbero sulle consegne del trimestre, quindi dobbiamo aspettare 3 mesi per capire se poi si è compensata la somministrazione. Adesso si inserisce anche AstraZeneca, che ancora non ha avuto l'ok dell'EMA, tagli e braccio di ferro con l'Europa, per cui il sospetto è che la vendita venga in qualche modo spostata favorendo il Regno Unito. Allora l'Europa ad esempio sta pensando ad un registro per le esportazioni, quindi ad esempio la commissaria europea alla salute ha detto noi vogliamo chiarezza, vogliamo sapere dove vanno in sostanza queste dosi, quindi tutte le aziende che producono vaccini in Europa contro il Covid, quindi anche AstraZeneca in Belgio, dovranno comunicare ogni volta che esportano, e l'Europa sta decidendo anche di autorizzare o meno ad esempio queste esportazioni. Su AstraZeneca vi dico subito quello che abbiamo capito del contratto. Lo ha detto AstraZeneca stessa, ci ha parlato del best effort. Facciamo quello che riusciamo, il massimo sforzo possibile. Non abbiamo obblighi, facciamo il massimo sforzo possibile, ma non abbiamo obblighi. Allora noi, l'Europa risponde, noi abbiamo dato ad AstraZeneca 336 milioni di euro, quindi adesso vogliamo capire. E poi ci sono le vaccinazioni, cioè quello che ci interessa davvero è vaccinare. Allora per ora ci dice già il Ministero della Salute, dovranno aspettare 4 settimane in più gli ultraottantenni, 6-8 settimane in più il resto della popolazione. Noi abbiamo calcolato che per un'immunità di gregge entro fine settembre dovremmo fare quasi 340.000 somministrazioni al giorno. È molto semplice, i miei genitori 90